Dottoressa Maria Mannaccio? Sì, sono io. Sono io. Buongiorno, sono Giuseppe Turrisi, Alba Mediterranea, Accademia della Libertà. Siccome la Floriana mi ha inviato un suo link, se ci lasciava l'intervista telefonica velocissima su sto fatto che Equitalia ci costa 1 miliardo all'anno. Lei ne tira fuori sempre uno, in questo caso Libero finalmente gli è arrivato, il quotidiano. Voi avevate fatto già una causa in questo senso, Certo. Siamo davanti alla Corte dei Conti, abbiamo segnalato alla Corte dei Conti di Cagliari, di Roma, questo fatto, che è del danno all'erario che si crea utilizzando i legali di Equitalia, anziché i dirigenti dello Stato che sono stati assunti tramite un pubblico concorso e sono deputati, sono loro a quindi, difendere oltre l'amministrazione a un danno di Cagliari. indiretto perché fermano le aziende, sequestrano le aziende, ricattano le aziende e quindi sono aziende ferme che non possono pagare più tasse allo Stato, c'è un danno pure diretto, ce lo spiega meglio, insomma, questo danno diretto di 1 miliardo. Cioè, questi avvocati praticamente è proprio un costo vivo. Sì, perché questi signori di Equitalia, anziché avvalersi dei dirigenti dello Stato, che sono gli unici deputati a difendere l'amministrazione fiscale, sia davanti alle commissioni tributarie che davanti alla magistratura ordinaria o penale, nominano degli avvocati di fiducia che costano naturalmente ad Equitalia, ma ce li paghiamo noi, non li paga Equitalia. Quindi noi ci siamo pagati e ci stiamo pagando i dirigenti che sono stati esautorati dei loro poteri, che conoscono la materia, e al posto dei dirigenti abbiamo un esercito di avvocati nominati da Equitalia che non sono neanche capaci quanto lo sono i dirigenti del fisco, che Ma non sono solo, stati. credo io, vorrei una sua, un suo parere, che mentre un dirigente dello Stato, che se ne dica, c'ha sempre un senso dello Stato, un senso della Oh, patria, un senso dei cittadini, certo. l'avvocato c'ha solo idea di vincere la causa, Proprio lucro. lucro, Il insomma. lucro, lucro. Noi abbiamo prestato giuramento, noi dirigenti dello Stato abbiamo prestato giuramento di essere di fedeltà alla Repubblica. Cioè il dirigente poi si aggiorna in continuazione, abbiamo fatto corsi alla Scuola Centrale Tributaria Giovanoni tutti gli anni. Quindi tutta la formazione professionale del dirigente è stata buttata alle ortiche come se Dottoressa, fosse lei una spazzatura. non vede una, la mia naturalmente mezza retorica la domanda, non vede una scientifica voglia di distruggere il senso dello Stato dove. Assolutamente sì, dal 92 ad oggi. Dal 92 ad oggi c'è un disegno criminoso dentro un progetto che non è né della destra né della sinistra politica, ma è un qualcosa, secondo me, che si è impadronita del Ministero delle Finanze, che è il cuore vibrante dello Stato, perché se in una famiglia chi controlla le entrate non è il padre di pater familias, diciamo, che abbia il senso, insomma, della famiglia, della protezione della famiglia, ma sono altre persone. Noi dentro l'amministrazione finanziaria oggi abbiamo dei dirigenti che sono stati nominati da poteri fuori dello Stato, perché addirittura che decidono delle cose che dovrebbero essere decise soltanto dalla cosiddetta burocrazia, che comunque la burocrazia vera, quella che ha firmato, ha giurato di essere fedele allo Stato e che ha fatto un pubblico concorso, quella manca, è stata decapitata. Però così facendo il danno ulteriore, tenga presente, c'è un altro danno, che è quello che è stato accertato anche di recente dal Tribunale di Messina, cioè che gli atti, tutti gli accertamenti del Ministero delle Finanze devono essere sottoscritti da un dirigente che ha fatto il concorso per essere dirigente, non Lei da ci un dirigente ricordava che è nominato. una percentuale, cioè, rispetto a tutte le cartelle mandate da Equitalia, è una percentuale del 40%, mi pare, no? Se non vado errato. Altissima, ma guardi che è la totalità. Allora, io mi posso sbilanciare e dirvi che dal 1992 non esiste più un dirigente del Ministero delle Finanze.
Quindi sarebbero tutte nulle, fare gli atti, sono tutte nulle dal 92. Sarebbero tutte nulle, invece vanno tutte avanti. Tutte nulle. Vanno avanti, ma perché nessuno fa valere in giudizio questa cosa, la magistratura che non indaga, la Corte dei Conti che non si lamenta tutti gli anni, denuncia queste cose, ma nessuno capisce dove sta il danno. Il danno è dentro il Ministero delle Finanze, dove non c'è più la legalità, perché la legalità viene garantita solo dai dirigenti assunti tramite pubblico concorso. Lì sono tutti dirigenti nominati o dalla politica o da questo potere che ha venduto il patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e che noi potevamo vivere con le entrate di questo patrimonio. Oggi non esiste più perché è stato venduto, regalato, e quindi noi dobbiamo pagare i stipendi, ma soprattutto le pensioni, indebitandoci, perché non abbiamo più entrate. Certo. E questa Equitalia è proprio nata male, tra l'altro non doveva neanche nascere, secondo me. Non assolutamente. So, voglio dire, che c'entra una società di profitto, perché l'SPA è una società di profitto, che si mette in mezzo tra uno Stato e il suo cittadino, che c'entra? Certo. Che c'entra? Perché la gente non lo capisce, secondo lei? Ma perché costa? Perché poi sono, imbrogliano, scusi la volgarità, detto così, fanno pasticci, ma fatti studiati a tavolino per far del male. Lo Stato etico, io sono un ex intendente di finanza, noi davanti a certe situazioni non abbiamo mai pignorato una casa, non abbiamo mai, quando il contribuente ci dimostrava di avere veramente delle difficoltà economiche dovute a qualunque questione di salute, oppure avevano dei problemi perché l'impresa andava male o voleva salvare gli operai, noi annullavamo tutte le cartelle. Cioè, perché la legge lo prevedeva e lo consentiva, perché proprio l'intendente di finanza aveva la funzione proprio quella della quello che diceva lei, del pater famiglia, insomma, quel pater famiglia, certo. Ma come mai mandare a gambe per aria un'impresa o non consentire? Far chiudere un'impresa è un danno, l'impresa è un danno. Aiutata, se in difficoltà. No, ma qui oggi, ancora oggi, si confonde l'irregolarità con l'illegalità. Sembra che tutti siano illegali, sembra che tutti vogliano non pagare le tasse. Invece ti inducono a essere illegali. Certo, perché ti devi difendere, perché è salita talmente tanto l'imposizione fiscale che uno deve scegliere se mangiare o dar da mangiare al fisco. Perché l'impresa cosa fai? Devi pagare gli stipendi prima di qualunque cosa. Oggi anche l'INPS è arrivata a situazioni esagerate, abbiamo veramente, ma c'è un disegno criminale per far fallire lo Stato italiano, ecco, detto io almeno vivendo da dentro, il Ministero delle Finanze è quello che era e quello che è, vi posso dire che il disegno criminale è far fallire lo Stato italiano. C'è un solo modo, impadronirsi del Ministero delle Finanze, perché chi sta dentro, noi non abbiamo più la certezza, mi ascolti bene cosa le sto dicendo, non le posso dire tutto quello che so. Allora, noi non abbiamo la certezza che tutte le tasse che paghiamo entrino veramente nelle casse dello Stato e basta. Questo è grave, questo è molto grave. Se io non metto il guardiano… Già che questi soldi che ci esportano a finire ai banchieri già è grave, ma addirittura che non tutti questi li gestiscono lo Stato… Le assicuro che siamo costretti a pagare tanto, perché io ho vissuto direttamente, so che questo fenomeno già esisteva da prima. Oggi noi abbiamo la certezza matematica che non tutti i soldi che noi versiamo allo Stato entrano nelle casse dello Stato. E allora, se lo Stato non controlla le proprie entrate, non basta controllare le uscite, anche le proprie entrate che entrino veramente nelle casse dello Stato. Basta dire che c'erano 90 miliardi accertati sulle slot machine e hanno fatto finta di niente, vabbè, quella però è un altro argomento. Guardi, no, c'è da piangere, però quello che posso... Io posso pubblicarla queste notizie, sì. Certo, che la pubblicare, io sono pronta a dimostrare quello che dico, dimostrare nel senso, noi abbiamo il sospetto.
Allora lei può dire: noi abbiamo il sospetto, non essendoci più i guardiani abilitati e titolati. I guardiani sono i dirigenti che hanno il titolo e che hanno, giurato allo Stato di essere fedeli allo Stato. Quindi una volta che io dentro il Ministero delle Finanze metto figure che non appartengono, che non appartengono alla dirigenza dello Stato, ma appartengono alla dirigenza bancaria, alla dirigenza, vengono da altre nazioni, c'è di tutto e di più lì dentro, non sono persone che possono garantire la certezza affidabile, non lo sono. Dottoressa, io la ringrazio infinitamente, e naturalmente ma le chiedo questo perché io la dovrò trascrivere, l'ho registrata la telefonata, ma la telefonata la posso anche mettere su YouTube se lei è d'accordo, così tanto non ha detto niente di grave. Certo che la può mettere su YouTube. No, no, vabbè, devo chiedere il permesso, dottoressa, se no la prossima volta. Io mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico. Tra l'altro condivido tutto quello che lei ha detto. Un'ultima cosa. Da più parti stanno evidenziando, volevo avere un riscontro anche da lei, che questi funzionari che non sono funzionari di Stato come lei ha detto, ma sono entrati con lo spoil system, no? Quindi tutti su chiamata, addirittura avevano delle provvigioni non tanto sul riscosso, ma sulle cartelle solo inviate. Le risulta questa cosa? Certo, certo. Certo, loro devono, infatti noi abbiamo assistito e stiamo tuttora assistendo a ripetizione di cartelle già pagate, cioè i bolli d'auto notificati un paio di volte, cioè cose assurde che noi, uno Stato, un Ministero delle Finanze, ripeto, fino al 1992 non si era mai sognato di poter fare. Oggi assistiamo a delle cose incredibili che non sono dello Stato, sono di altra natura. Non è lo Stato assolutamente, è un antistato quello che ci sta mandando le cartelle, ecco, perché stanno decretando la fine delle imprese, delle aziende e il fallimento dello Stato, ovviamente, perché lo Stato italiano è fatto da tante piccole aziende che lavorano con sacrificio e che gli italiani, quello che voglio dire, gli italiani non sono degli evasori, badi bene, è ben altra la corruzione, quella degli italiani è una difesa. È una difesa contro chi ti vuole impedire di lavorare, ti vuole far fallire. Questa è la verità. Dottoressa, è stata chiarissima. Allora, io naturalmente la ringrazio infinitamente sempre per la disponibilità. E niente, alla prossima, sperando in un'Italia migliore. Va bene? Speriamo. Noi ci battiamo perché torni finalmente la legalità in questo paese, ma riconoscendo soprattutto, ecco, restituendo la dignità ai dirigenti dello Stato che sono stati decapitati. Perché sono stati retrocessi in carriera, lo sa che cosa. Sì, no, lo so che avete anche il TAR che ha dato ragione, certo. E il TAR del Lazio. A proposito, visto che siamo entrati in questo argomento, ma poi aspettavate il parere, mi pare, del Consiglio di Stato? Del Consiglio di Stato che non si pronuncia. Non si pronuncia, no, aspettano. Paventando danni all'erario e non capendo che più tardi si pronunceranno, perché il danno continua ad aumentare, perché rimandare nel tempo vuol dire che continueranno ad agire le stesse persone, personaggi, chiamiamoli così, non qualificati, tra l'altro privi anche di una cultura giuridica fiscale, giuridico-fiscale, per cui commettono degli errori pazzeschi, ecco. Allora, queste tutte le cartelle notificate senza che non siano state sottoscritte. Lei immagina se il popolo italiano capisse veramente che tutte le cartelle dal 92 a oggi sono fasulle? Cioè succederebbe fasulle. Non che sono fasulle, ma lo sono dico se il popolo lo capisse, succederebbe una rivolta. Se lo Stato è in bancarotta interna, oltre al debito che dobbiamo pagare. Vabbè, però è rimasto da pagare. Il risarcimento danni sarebbe immane, naturalmente. Ma no, ma vedi, anche il risarcimento lì lo Stato potrebbe risarcire. Allora, deve sapere che per chiedere il risarcimento danni, tu devi, nel momento in cui fai il versamento della somma
che non indebita, ecco, subito dopo fai passare 3 mesi e poi devi chiedere la restituzione. Se non chiedi la restituzione non ti restituiranno mai niente, perché poi lo Stato può restituirti soltanto l'ultimo anno e mezzo, quindi non, lo Stato non deve restituire niente, se non una minima parte di queste. Diceva qualcuno. Certo, lo Stato non ti restituisce niente di quello che tu hai versato indebitamente o illecitamente. Insomma. Beh, anche questa perché è una bella richiesta di notizia di diritto, insomma, di giustizia, insomma. Va bene, è la verità. Grazie ancora e le auguro una buona serata. Altrettanto, grazie, arrivederci.